Ciao a tutti, sono Tony Di Silvestro. Oggi vi voglio fare un tutorial in cui spiegheremo come evitare la condivisione pubblica per quei maledetti video che destano molta curiosità in tanti di voi e che spesso e volentieri creano situazioni imbarazzanti perché i vostri amici, i vostri familiari, insomma, vedono che appaiono sul vostro profilo pubblico di Facebook proprio le anteprime dei video, magari con una donna nuda, magari diciamo cose che vorreste tenervi per voi nella vostra intimità o nella vostra privacy. C'è un modo semplice per farlo, però ovviamente gli smanettoni lo sanno, gli smanettoni come me, ma non smanettoni in quel senso, ma gli smanettoni di internet, ma comune internauta non lo sa. Quando cliccherete nel link del video si aprirà il sito internet che vi mostra praticamente la finestrella con il video. Quando cliccate sul link del video vi si aprirà la finestra del sito internet e vi chiede di condividere, quindi clicca qui per condividere o condividi per vedere il video, e si riapre un'ulteriore finestra che è quella di Facebook dedicata alla condivisione. In basso a destra, esattamente qui, troverete un loghetto dove c'è il mondo disegnato. Quel logo vuol dire che la condivisione è pubblica, però se voi volete potete scegliere se renderla pubblica o meno, quindi cliccando in quel logo vi apparirà una finestrella con la scritta, un sottomenu praticamente, con la scritta pubblica, solo io e i miei amici, insomma ci sono diverse scelte. Cliccando su solo io e ricliccando quindi su condividi si aprirà la finestra del sito internet e potrete visionare il video. Cosa è successo? Facendo questa operazione, quindi cliccando su solo io nel momento della condivisione, avete chiesto a Facebook che venga rispettata la vostra privacy e quindi quello che avete condiviso potrete vederlo solo e solamente voi, quindi mai nessun altro saprà che avete aperto questi video. Ciao a tutti, alla prossima, un mi piace, un condividi e iscrivetevi al nostro canale YouTube Rassegna Metropolitana.